Allora, voglio commentare brevemente un articolo che è apparso all'interno del sito lavoce.info, che si chiama Dalle banlieue alle Corte Suprema, campagna d'allarme sull'integrazione, di Maurizio Ambrosini del 30 agosto 2023. L'autore affronta il tema dell'orientamento sempre più anti-immigrazionista che si sta diffondendo all'interno degli stati francesi e degli Stati Uniti, quindi sia in Francia che negli Stati Uniti, e come i modelli di integrazione che sono stati sviluppati fino ad oggi vengono messi sostanzialmente in crisi e vi è un orientamento a guardare con sospetto all'immigrazione, a creare delle nuove forme di esclusione sociale e a creare una dimensione nella quale l'immigrato viene sostanzialmente posto ai margini della società da un punto di vista economico, sociale, finanziario, dell'istruzione, politico ed anche da un punto di vista proprio fisico, nel senso che poi gli immigrati anche a livello spaziale, anche a livello geografico, per quanto riguarda il caso della Francia, vivono proprio in aree che sono loro destinate e che sono zone periferiche, costruite nelle periferie e che quindi attribuiscono un contenuto esistenziale di vita assolutamente marginale, assolutamente privo di capacità di azione. Quindi sono due i fenomeni. Da un lato c'è una scelta da parte, dei francesi, il fallimento, delle politiche di integrazione degli immigrati francesi, come si è visto recentemente in alcuni fenomeni di rivolta sociale nei mesi scorsi. Dall'altro lato vi è la scelta da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti di eliminare le azioni positive per l'integrazione delle minoranze etniche nella missione alle università più prestigiose. Quindi l'autore dice in fondo in questa dinamica c'è un qualcosa di comune in quello che accade in Francia e in quello che accade negli Stati Uniti. Ovviamente ci sono delle differenze tra il modello francese e il modello statunitense. Il modello francese è un modello appunto incentrato, sulla convivenza sociale. Storicamente si è voluto che gli immigrati, partecipassero della Francia come ente, come istituzione, come stato laico e che quindi, nel diventare francesi perdessero in un qualche modo le proprie caratteristiche e connotazioni dei paesi di origine, siano esse di carattere linguistico-culturale oppure anche folcloristico e religioso. Ovviamente, c'è stata la possibilità in Francia di puntare sull'eguaglianza, in un certo periodo per superare le distinzioni religiose ed etniche. Si è anche cercato di dare una cittadinanza molto ampia per fare in modo che i valori nazionali venissero distribuiti presso la popolazione, però poi alla fine, quando noi andiamo a guardare, alla fine questa voglia di integrare gli immigrati è stata così forte che addirittura i francesi si sono rifiutati di creare delle indagini statistiche che prendessero in considerazione esclusivamente la condizione degli immigrati. Quindi noi non sappiamo, in base per scelta delle istituzioni francesi, se gli immigrati di prima generazione, di seconda o terza, performano meglio nello stesso modo o peggio dei cittadini francesi, residenti locali, oriundi. Quindi, c'è stata proprio la voglia da parte del progetto politico, da parte delle istituzioni francesi, di eliminare ogni tipo di distinzione, anche nella contabilità nazionale, anche nella statistica nazionale. Però, dicono gli autori in fondo, parlare di eguaglianza in Francia è una chimera, è una promessa, dice l'autore, negata nei fatti. Perché in Francia c'è una discriminazione che è innanzitutto una discriminazione spaziale. Infatti gli immigrati vivono in zone di edilizia sociale, nelle periferie urbane e
sono zone che accolgono popolazioni svantaggiate, non solo immigrati. Inoltre, c'è stato il tentativo di abbellire, di aumentare il contenuto di vita dei quartieri periferici, come è stato proposto per esempio da Macron, il quale ha voluto creare dei quartieri ha voluto creare delle opere, auditorium, teatri, biblioteche nei quartieri sensibili, però sostanzialmente non è stato questo intervento in grado di generare quella crescita economica sperata, e di fatto non si è ridotta la diseguaglianza, e i giovani che provengono da quelle famiglie di seconda e terza generazione avvertono il fallimento sociale del tentativo appunto di scalata sociale, e rifiutano anche quei lavori che potrebbero svolgere facilmente, perché si rendono conto che sono lavori poveri nei quali certamente non potranno giocare la partita del riscatto sociale. La Francia, poi, dice l'autore, non ha voluto che gli immigrati permanessero a forme di associazioni, di comunità religiose, etniche, che quindi perpetrassero all'interno dello Stato una struttura comunitarista. Non hanno voluto questo evidentemente perché il tentativo era quello di forzare, di distruggere la identità di appartenenza, di provenienza, per sostituirla con la civilizzazione alla francese, basata appunto sullo Stato, sui principi della Rivoluzione francese ed anche sulle questioni connesse alla dinamica della laicità. Però alla fine, dicono gli autori, la religione effettivamente è stata sconfitta, perché l'autore dice non c'è in queste periferie francesi un'organizzazione religiosa del dissenso. Si tratta di persone che hanno accettato il modello di vita alla francese e che protestano per la mancanza di opportunità economiche, perché non possono accedere alla scalata sociale, perché si rendono conto che l'accesso proprio alla quello che potrebbe essere l'eguaglianza è assolutamente negato, è chimerica, è una idea utopica, è un orizzonte che non si raggiunge mai. E quindi non solo non lo hanno raggiunto gli immigrati quando sono giunti in Francia, non lo hanno raggiunto i loro figli, neanche i figli dei loro figli, e quindi ci si rende conto della trappola sociale rappresentata da questa civilizzazione della francese, che è ancora più tragica perché recide i contenuti tradizionali, la religione di appartenenza degli immigrati. Una cosa simile, anche se in parte diversa, è avvenuta negli Stati Uniti, con questa scelta della Corte Suprema di non dare dei posti riservati alle minoranze etnico-linguistiche, gli immigrati nelle università. Certamente negli Stati Uniti le politiche dell'immigrazione hanno funzionato bene fin quando erano sostanzialmente rivolte ad accogliere gli europei. Poi in parte hanno funzionato anche per gli asiatici, però sicuramente oggi non funzionano più le politiche di integrazione statunitensi, e non funzionano essenzialmente per due gruppi sociali, che sono gli afroamericani e i latinoamericani. Quindi c'è stata negli Stati Uniti una volontà di azione ha portato i giudici della Corte Suprema, proprio che hanno un orientamento, dice l'autore, assolutamente conservatore, li hanno portati a fare questa scelta, quindi non riservare più
diciamo, dei posti all'università per le persone che sono latinoamericane o per le persone che sono afroamericane. Ovviamente, diciamo, questo ha portato, diciamo, anche un campanello d'allarme per l'Italia. In Italia c'è poi il problema, diciamo, delle sanatorie, delle norme, e sostanzialmente si vede che gli immigrati che vivono in Italia hanno ritardi scolastici, abbandoni scolastici, non vanno nei centri di eccellenza, molti sono NEET, cioè non studiano e non lavorano e non si formano, e quindi quello che dice l'autore è che alla fine bisognerà intervenire in un qualche modo per evitare che questa parte di popolazione si perda, diciamo, e poi vada a costituire un costo sociale. Allora, che cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente è chiaro, no? Che il modello di accoglienza dell'immigrazione sta fallendo in tutto l'Occidente. Però il problema, e qui lo dobbiamo dire chiaramente, è che quello che è cambiato è il fenomeno migratorio. Perché una cosa è accogliere, diciamo, gli europei colti e più o meno benestanti che magari scappano dalle persecuzioni razziali e politiche del nazismo, e quindi si tratta di accogliere una parte di popolazione che è borghese o di fascia sociale medio-alta, un'altra cosa è accogliere gli asiatici, che magari sono gli indiani, che sono i filippini, che sono i coreani, che sono persone che magari hanno due o tre titoli di studio, che parlano già la lingua e che sono molto spesso assai più preparati della media della popolazione ospitante. E un'altra cosa ancora è accogliere i latinoamericani, che non hanno evidentemente istruzione, o persone che provengono dall'Africa centrale, paesi poverissimi dove anche lì le persone non hanno istruzione, o persone che provengono da paesi musulmani che sono sottoposti a guerre ed embarghi. Anche queste persone potrebbero non avere istruzione, anche se c'è l'eccezione dei siriani, perché i siriani hanno costituito un tipo, diciamo, di immigrato che delle capacità dal punto di vista intellettuale le avevano, infatti gli sono state riconosciute soprattutto nel Nord Europa. Ora, detto questo, noi ci troviamo oggi a fronteggiare una immigrazione di un capitale umano assolutamente poco qualificato. Quindi non si tratta più di accogliere Einstein a Princeton, non si tratta più di accogliere i geni europei in America. Non si tratta più di accogliere Jiddu Krishnamurti in California, si tratta invece di accogliere milioni di persone che non hanno scolarizzazione, non hanno alfabetizzazione, non hanno digitalizzazione, sono un capitale umano basso. Allora, è chiaro che la politica in questo caso deve essere diversa. Non si può più immaginare, come accadeva prima, che l'europeo, andando negli Stati Uniti, costruisce la sua fortuna. Perché? Perché ha già una sua cultura, sa che cos'è un'impresa, sa che cos'è la scienza, sa che cos'è il giornalismo, conosce bene la politica, conosce le istituzioni, magari sa due o tre lingue. Oggi quello che accade all'immigrazione è che gli immigrati che si spostano, fatta eccezione appunto per gli asiatici, sono persone di basso profilo culturale, di basso profilo, diciamo, professionale. Questo è un problema. Questo è un problema perché significa che l'integrazione di queste persone non può passare per il mercato del lavoro soltanto, perché mentre l'europeo che andava negli Stati Uniti poteva avere anche un livello di istruzione superiore a quello statunitense, così come l'asiatico che viene in Europa spesso ha un livello di istruzione superiore agli europei, però non è così per l'africano, non è così per il latinoamericano, che hanno generalmente un livello di istruzione assai inferiore, e quindi non si possono integrare con il mercato del lavoro, perché i lavori che potranno fare queste persone non consentiranno loro
di avere abbastanza risorse per fare la scalata sociale. Che significa questo? Che se lo Stato, in questo caso la Francia o gli Stati Uniti o in generale l'Unione Europea, volessero veramente integrare queste persone, dovrebbero costruire, e non sarebbe certamente una cosa gratis, una nuova fase, una nuova diciamo, organizzazione dell'istruzione che abbia la doppia finalità della integrazione, conoscendo la lingua, le leggi e diciamo, i valori di una cultura, e del lavoro, offrendo cioè possibilità di acquisire professionalità che siano spendibili nel mercato del lavoro. Ora, tutto questo certamente oggi è più accessibile da un punto di vista economico attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di internet, per esempio le piattaforme per l'e-learning e così via. Però se, no, se l'Europa e gli Stati Uniti immaginano di trovarsi di fronte l'Einstein che scappa dalla Germania per andare negli Stati Uniti, ecco, non lo troveranno. Troveranno invece di fronte centinaia di milioni di persone, perché noi sappiamo che il flusso migratorio con il climate change diventerà ancora più grande, quindi si tratta di accogliere milioni di persone, che negli anni diventano decine e centinaia, che non hanno scolarizzazione. Quindi o gli stati organizzano delle membrane, diciamo, delle organizzazioni che si occupano di fare innanzitutto l'istruzione, la conversione, come possiamo dire, la civilizzazione di queste persone e che lo pongono come elemento per acquisire la cittadinanza e per lavorare all'interno dei paesi. Cioè, l'immigrato deve sapere che potrà venire in Europa, potrà venire negli Stati Uniti, però sarà sottoposto ad un lungo e complicato processo di civilizzazione che lo porterà da un lato a conoscere la storia e la cultura del paese ospitante e dall'altro lato ad acquisire competenze professionali per inserirsi in un mondo del lavoro che potrebbe dargli l'opportunità di fare una scalata sociale. Questo è il compito che lo Stato dovrebbe avere nei confronti degli immigrati. È un compito necessario perché in assenza, diciamo, di questo tipo di organizzazione, cosa succederebbe? Che gli immigrati comunque continuerebbero ad arrivare, gli immigrati sempre di meno troveranno posti di lavoro perché il mercato del lavoro anche in Europa e negli Stati Uniti è sottoposto ad un'enorme forzatura dovuta alle nuove tecnologie e quindi finisce che queste persone non si integrano culturalmente e non si integrano neanche dal punto di vista lavorativo, cioè non accadrà per nulla quello che è accaduto agli europei quando sono andati negli Stati Uniti o agli asiatici quando sono andati negli Stati Uniti. Accadrà invece un fenomeno nuovo che porterà ad una maggiore conflittualità sociale. Però, ripetiamo, noi non possiamo dare la colpa di questo agli immigrati, perché l'immigrato è uno che cerca, diciamo, di migliorare la sua vita, quindi gioca la propria esistenza nel miglioramento della propria vita. Noi dobbiamo attribuire una responsabilità ad una classe dirigente che non è capace di gestire il flusso migratorio, nonostante ormai dell'immigrazione, non voglio dire che sappiamo tutto, però diciamo molte cose dell'immigrazione le sappiamo. Sappiamo cosa sono, come sono gli immigrati, da dove vengono, quanti anni hanno, che titolo di studio hanno, cosa vogliono fare, dove vogliono andare. Ecco, ma costruire delle istituzioni che consentano, diciamo, di risolvere questo problema è l'unica vera chance che i paesi occidentali possono avere per vincere la partita dell'immigrazione. Perché, diciamo, il problema è che non basta più l'accoglienza, bisogna agire con delle istituzioni che in un qualche modo forzino gli immigrati a seguire sia la vita, diciamo, dei paesi nei quali sono ospitati, che anche a guardare quel mondo del lavoro nel quale ci sono le loro opportunità per una migliore crescita economica.